ritrovati nel mio canale. Se tra i buoni propositi di questo nuovo anno avete in mente di fare ogni mattina una colazione sana e preparata in casa, questo è sicuramente il video che fa per voi. Oggi vi propongo dei biscottoni da inzuppo che ci vorranno veramente 5 minuti per prepararli, ma che hanno un sapore veramente ottimo. Iniziamo subito con la lista degli ingredienti. Per preparare questi biscottoni da inzuppo vi serviranno 500 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato più un pochino di zucchero in cui dovrete passare i vostri biscottoni prima di infornarli, 3 uova, 100 g di burro, una bustina di lievito vanigliato per dolci. Se avete semplicemente il lievito e non avete il lievito vanigliato, dovete usare una bustina di lievito e una bustina di vanillina. Io uso semplicemente la bustina di lievito vanigliato, che quindi è già aromatizzata alla vaniglia. Io intanto vi lascio alla videoricetta, così potete vedere quanto è semplice prepararla, e vi aspetto alla fine per darvi qualche consiglio per fare in modo che i vostri biscottoni da inzuppo vengano perfetti. A dopo! È veramente semplicissimo, sono molto fragranti, hanno un ottimo sapore e si conservano bene per diversi giorni. L'importante è che li chiudiate bene sotto una campana di vetro. Come vi avevo già accennato prima, nonostante la ricetta è veramente super semplice, avevo voglia di darvi qualche piccolo consiglio. Innanzitutto, se volete, potete impastare tutti quanti gli ingredienti insieme all'interno di una planetaria. Io questa volta, in via del tutto eccezionale, li ho impastati a mano, però lo sapete ormai bene che preferisco impastare con la planetaria. Bene, se avete la planetaria impiegherete ancora meno tempo, versate tutto là dentro e impastate tutto quanto insieme. Passiamo al secondo consiglio, che riguarda invece il burro. Perché vi venga più facile ad impastare tutti quanti gli ingredienti, è meglio che tiriate fuori un pochino prima il burro, in modo che non sia troppo duro dal frigorifero. Il burro non deve né tantomeno essere sciolto, ma è meglio se lo utilizzate a temperatura ambiente.
Per quanto riguarda invece l'aromatizzazione dei biscotti, se volete potete utilizzare la scorza grattugiata di un limone o di un arancio, anche tutte e due insieme. Io invece preferisco, visto che li utilizziamo per la colazione, utilizzare semplicemente l'aroma vaniglia, ma se volete poi potete anche aromatizzarli agli agrumi. E poi infine un ultimo consiglio, ultimo non per importanza, è quello di non creare dei biscotti troppo grandi, perché durante la cottura crescono tantissimo, quindi non solo non dovete farli troppo grandi, ma non dovete metterli neanche troppo attaccati e non dovete metterne neanche troppi in una teglia, perché non appena iniziano a lievitare dentro al forno si ingigantiscono veramente, quasi raddoppiano, e rischiate di tirar fuori una teglia con una crostata e non con dei biscotti. Quindi attenzione, biscotti piccoli e lontani tra di loro. La video ricetta di oggi finisce qui, mi auguro che vi sia piaciuta e come al solito che vi abbia tenuto almeno un pochino di compagnia. Se è così, lasciate sotto un like per me. Se non lo avete ancora fatto, come sempre, vi invito giù ad iscrivervi al mio canale, se ne avete voglia anche ad attivare la campanella, così non appena avrò pubblicato un video voi sarete tra i primi a saperlo. Quindi non mi resta che dirvi che vi aspetto sempre qui nel mio canale tra pochissimi giorni con un nuovo video. Ci vediamo, ciao!